Il primo piano triennale delle opere pubbliche, aperto all'intervento attivo dei cittadini, si chiude con buona soddisfazione di giunta e persone comuni, seppur il processo partecipativo necessiti di aggiustamenti. Parlare infatti dei 500.000 euro destinati dalla giunta alle idee dei cittadini per migliorare la propria zona di residenza fa onestamente sorridere di fronte alla spropositata cifra di 92.363.098 euro che inonderanno la città nei prossimi 3 anni. Equivale a dire l'1,19% delle risorse investite nel solo 2015. Per far capire quanto il sistema sia democratico ma poco incisivo, la scelta dei partecipanti del centro storico di ricostruire e restaurare il muro di Villa Bottini. Coi 100.000 euro a disposizione dei cittadini forse si pagano solo progettisti manovali, tanto che la giunta ha dovuto stanziare ulteriori 550.000 euro al capitolo di spesa. L'aver saputo solo a incontri iniziati l'esatto ammontare a disposizione non ha certo aiutato. Gli altri interventi riguarderanno invece la scuola media di Santa Maria a Colle per la zona ovest, la palestra della scuola media da Vinci per la zona sud, il parcheggio della scuola di Valle Buia per la zona nord e un tratto di pista ciclabile dalla rotatoria di Anteaccoli a via dei Pini, via Civitali, via delle Ville e via Romana. Da notare anche che il piano triennale adottato dalla giunta Tambellini si compone di cifre da reperire tramite mutui, risorse dell'ente o, come si legge nel comunicato di Palazzo Rezzetti, altri mezzi. Quali siano questi ultimi lo si capisce subito parlando delle mura, che verranno investite da quasi 8 milioni di euro, provento di Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio, così come per i 3 milioni destinati al mercato del Carmine, sempre dalla Fondazione CRL. Nei prossimi 3 anni saranno investiti negli impianti scolastici 6 milioni 550.000 euro, ovvero meno del primo lotto 2015 sulle mura urbane. E poi, come al solito, il capitolo dell'edilizia sportiva relegata a meno del 2% del monte investimenti, senza scadenze temporali precise. Lucca cambierà aspetto più nel 2016, l'anno in cui sono previsti investimenti pesanti su 3 sottopassi pedonali, 5.900.000 euro, per quelli di Piazza Ricasoli, Piazzale Donaldo Mei e Boccherini. Si tratta comunque di una stesura, seppure dettagliata, che dovrà passare dall'approvazione del bilancio di previsione dell'ente per capire quanto effettivamente si potrà investire di tasca, preceduta dalla fase dedicata alla presentazione delle osservazioni.